Ciao ragazzi, sarà un 2023 dove oltre a lottare per il titolo, oltre a rincorrere il Napoli in testa alla classifica e quindi provare ad accorciare le distanze e provare anche, perché no, a superare il Napoli in classifica nel corso dei prossimi mesi, sarà un 2023 in cui tanti giocatori si giocano il loro futuro. Io partirei da quei giovani che arrivati in estate si stanno però giocando il futuro a suon di gol, di assist, di belle giocate, di minuti in campo e anche insomma a suon di buone prestazioni e buoni allenamenti, perché è lì che Stefano Pioli decide se mettere o poi no un giocatore in campo nella partita seguente, durante gli allenamenti a Milanello, ed è lì che ci sembra di capire che Aster Vranckx stia convincendo. Durante gli allenamenti al centro sportivo di Carnago si sta mettendo in mostra, ha tanta voglia, tanta grinta, giocatore che punta molto sull'intensità, giocatore che punta molto anche sull'aspetto atletico, perché comunque parliamo di un ragazzo ben strutturato fisicamente. Aster Vranckx ancora molto giovane, però ragazzo che ha fatto vedere delle buone cose, soprattutto nell'ultima partita, prima della sosta, prima dell'interruzione del campionato contro la Fiorentina, non solo per quel pallone messo in mezzo, scodellato in mezzo, dove poi è arrivato l'autogol della Fiorentina, decisivo per vincere la partita, per il 2-1 finale, del Milan, ma anche per qualche giocata su quella corsia destra per liberare il compagno di squadra, 1-2 con un compagno di squadra, insomma, un Aster Vranckx che si gioca tutto in questi 5 mesi da qui a giugno, tutto gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. Ovviamente, poi a fine giugno, il 30 di giugno, scade il suo contratto, ma la decisione verrà presa dal Milan prima del 30 di giugno. Quindi, 5 mesi per convincere la dirigenza, 5 mesi da parte di Aster Vranckx per convincere Paolo Maldini a riscattarlo, a puntare su di lui. Quali sono i termini del riscatto? Allora, Vranckx per essere riscattato deve convincere il Milan a investire 12 milioni di euro. 12 milioni non sono pochi, però attenzione, quando si stabiliscono questi tetti a livello economico, queste opzioni di riscatto, c'è sempre la possibilità di andare poi a ridiscutere la cifra con il club di appartenenza, in questo caso con il Wolfsburg, la club tedesco. Cosa può succedere? Che se il giocatore convince la dirigenza perché è bravo, perché è giovane, perché ha tutto il futuro davanti a sé, ma la cifra viene ritenuta comunque alta perché il Milan in estate dovrà fare degli investimenti non solo sul centrocampo, ma anche sull'attacco. Attenzione all'esterno destro d'attacco, perché al momento ci sembra che il numero 7, il famoso esterno destro d'attacco, debba essere il ruolo principale da coprire da parte del Milan, sull'investimento principale da parte della dirigenza rossonera. Il Milan deve fare degli investimenti durante il mercato estivo, quindi è possibile che vada a ridiscutere con il Wolfsburg per abbassare la soglia di investimento per Vranckx, quindi la quota da versare per Vranckx. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Secondo voi è giusto investire su questo ragazzo per quel poco che ha fatto vedere? In effetti ci aspettiamo tutti un po' di più da lui, ma non in quanto è un giocatore che deve dimostrare di valere di più, ma perché è stato utilizzato poco. Ci aspettiamo di vederlo di più in campo, ci aspettiamo che Mister Pioli magari gli dia più fiducia. È anche vero che però sono i giocatori stessi che determinano il loro utilizzo. Se Vranckx è stato utilizzato poco, è forse perché Mister Pioli ha ritenuto opportuno che gli altri giocatori con un po' più di esperienza hanno più possibilità di determinare, di essere importanti per il gioco del Milan. Quindi
Questo non vuol dire che Vranks sia un acquisto superfluo, un acquisto in più. È un giocatore che va inserito gradualmente e per questo abbiamo detto che il 2023 può essere l'anno della sua esplosione. Anche perché questi giocatori sono stati presi, ma sono stati utilizzati poco. Quindi ci sembra che fino ad ora il mercato estivo sia stato poco sfruttato dal Milan. Sia con Vranks, sia con Adli, sia con Serginho Dest. Mettiamoci anche Malik Chau, a differenza però di Vranx e di Dest, che sono in prestito con diritto di riscatto, uno dal Barcellona, l'altro dal Wolfsburg, Malik Chau è stato acquistato. È stato un acquisto a titolo definitivo, quindi è un giocatore a tutti gli effetti del Milan. E anche lui meriterebbe magari qualche chance in più. Attenzione perché la coppia dei centrali resta sempre Tomori Kalulu, con Kalulu che tra l'altro ha anche rinnovato il suo contratto. A destra dovrebbe tornare Davide Calabria. Questo però cosa vuol dire? Che Malik Chau si gioca un posto con Simon Kjær per un ruolo insomma accanto o a Tomori o a Kalulu come centrale. C'è anche Gabbia, però essendo Chau un giovane che ha portato il Milan a fare un investimento per rinforzare la difesa, potrebbe essere inserito di più proprio per dare valore a questo investimento, altrimenti sarebbe anche un po' sciocco andare a spendere soldi e non sfruttare mai un giocatore acquisito, acquistato. Si gioca tanto anche Yassin Adli. Nelle scorse ore abbiamo detto che è cambiato un po' il vento attorno ad Adli. È un giocatore che piace al Milan, all'ambiente, a Mister Pioli, però non riesce a trovare il momento giusto per essere inserito. Probabilmente Mister Pioli lo ha valutato di nuovo in queste amichevoli invernali, perché lo aveva già valutato nelle amichevoli estive. In queste amichevoli invernali, secondo me, si è messo in mostra risultando uno dei migliori. Rispetto a tutta la squadra, considerando anche le assenze, perché c'erano tanti titolari assenti in queste amichevoli, soprattutto contro squadre importanti come Arsenal e Liverpool, e lì tutto sommato non ha fatto male Adli. La strategia del Milan potrebbe essere cambiata su Adli con il giocatore stesso che ha deciso di giocarsi le sue possibilità in rossonero, di giocarsi le sue carte da qui a fine stagione. Secondo me potrebbe anche essere la soluzione giusta. Perché è vero che magari in un'altra società, in un'altra squadra, Adli giocherebbe di più, avrebbe più minutaggio, perché comunque è un giocatore di qualità, è un ragazzo che con la palla al piede ci sa fare. Quando Adli ha palla al piede, riesce sempre a mettere il compagno di squadra nelle condizioni giuste per essere pericoloso, per tirare in porta, per inserirsi in area di rigore. Quindi è un classico trequartista che però ha dei movimenti un po' più compassati. Deve essere un po' più rapido, più veloce anche nella gestione del pallone, ma soprattutto nei movimenti senza palla. È lì che abbiamo notato una pecca da parte di Adli, ma ci si può lavorare. È un ragazzo giovane, deve fare esperienza, deve crescere e può crescere solamente giocando e stando accanto a campioni, stando accanto a giocatori importanti, a giocatori che comunque hanno portato uno scudetto recentemente al Milan. Dunque, Adli, preso dal Bordeaux 2 anni fa, poi lasciato l'anno scorso a giocare tutta la stagione in prestito al Bordeaux, quest'anno da giugno è al Milan. E ha fatto tutto l'iter della preparazione estiva a Milanello, non ha mai giocato con continuità in questi primi 3 mesi, settembre, ottobre e novembre. Ora, col 2023, anche lui potrebbe avere più possibilità, potrebbe avere più spazio. Tocca a Pioli saperlo gestire, tocca al giocatore sapersi inserire con la cattiveria giusta e con il mood giusto. Però è un ragazzo di qualità e da quello che risulta, diciamo, recentemente, dopo le amichevoli invernali, Adli avrebbe deciso di
di rimanere in rossonero. Le offerte comunque ci sono in prestito, quindi se da qui al 31 di gennaio non dovesse, come dire, giocare per mancanza di spazio, allora anche lì il giocatore potrebbe anche cambiare idea nuovamente e chiedere di essere ceduto in prestito per 6 mesi. L'idea del Milan però non è quella di venderlo, ma è di tenerlo, di trattenerlo, perché tutti saranno importanti, tutti saranno fondamentali nel 2023 del Milan.